Buonasera, siamo qui a discutere il caso Moro e il film su Moro con Antonio Padellaro del Corriere della Sera, che è stato uno studioso del caso Moro, con il regista del film Giuseppe Ferrara e con Guglielmo Zuccone. Vorrei cominciare con una domanda a Ferrara. Senta Ferrara, la cosa che mi ha impressionato del film è che immediatamente dalle prime sequenze c'è la tesi su cui si regge tutto il film, cioè il generale Altobelli, generale dei Carabinieri, dice sono le Brigate Rosse e la signora Moro gli fa osservare, ma come fa a saperlo se non hanno ancora rivendicato? Da qui è una tesi che pare che lei dica che i Carabinieri o erano mandanti o erano complici di questo sequestro, perché se parlavano, dicevano già le Brigate Rosse prima ancora di saperlo, vuol dire che sapevano che sarebbe avvenuto questo sequestro. Non le sembra una tesi un po' azzardata? Beh, intanto non sono i Carabinieri, ma è un carabiniere che fa parte dei servizi segreti. Poi quella battuta che lei ha riportato è senz'altro presa dal verbale di interrogatorio della signora Moro, cioè è veramente avvenuto così, sì, vabbè, ma abbiamo avuto questo sospetto gravissimo. Chi altri se non le Brigate Rosse avrebbe potuto fare un sequestro del genere? Forse appunto, siccome si parlava spesso di guerra per bande, la signora Moro forse... bande politiche, la signora Moro si riferiva a questa guerra per bande di cui c'erano tracce anche in interviste a famosi parlamentari democristiani. Senta, una cosa che lei mette questa figura di un carabiniere, ma è facile immaginare che tutti poi ci vedono i carabinieri, mentre invece nella realtà i carabinieri non hanno avuto una parte così centrale nelle indagini su Moro, erano molto separate fra questura, Ucigos, carabinieri, non erano così d'accordo, non c'era un centro unico. Io le dico subito che non ho nessuna intenzione diffamatoria nei confronti dei carabinieri, di cui anzi ho ampia stima e ho fatto un film sul generale Dalla Chiesa in cui lo dimostro. Il fatto è che il personaggio che sta nel film è ispirato direttamente alla figura di un ufficiale dei Carabinieri che agì in modo scorrettissimo e assolutamente al servizio dei servizi segreti però. Senti Zucconi, la tesi del film è che Moro fu ucciso perché apriva ai comunisti. Ma non c'è una contraddizione col fatto che poi al governo c'era Andreotti che aveva... era lui che poi apriva i comunisti, quindi avrebbero dovuto anche uccidere Andreotti. Ma direi che se fosse vera la tesi del complotto dei poteri dei democristiani, la tua contraddizione sarebbe giusta. In realtà è che le Brigate Rosse, anche se Moretti, che tu hai intervistato, poi l'ho negato, temevano la socialdemocratizzazione del PC, come se non fosse già in atto con i governi di solidarietà nazionale. E perciò agirono in quella direzione. In loro non c'è contraddizione, c'è se per la tesi del film del complotto. Ecco, io vorrei dire a Ferrara che a me pare che ci sia una battuta molto illuminante nel suo film, che io non mi piace, non come film, ma proprio come documento così di cronaca e di ricostruzione. Quando gli dice Moretti, ma insomma la DC è un monolite, e lui dice, ma quale monolite? Ma non sapete che cos'è questo partito? Ecco, allora lei che ha avuto questa illuminazione, però nel film commette lo stesso errore che commettono le Brigate Rosse di pensare che lo Stato fosse un blocco perfetto, e invece era un gran casino. Senta Padellaro, lei pensa che, come si sostiene un po' nella tesi del film, il partito del rigore sia stato in un certo senso imposto dal di fuori, dalla CIA, da Gelli, o pensa che invece era una cosa spontanea e seria, insomma? Ma sì, c'è stato, adesso poi risponderò alla sua domanda, c'è stato nel momento del rapimento di Moro, in questi 10 anni, un fenomeno molto comune in Italia, cioè l'uso politico del caso Moro, nel senso che c'è chi ha visto appunto nel caso Moro un esempio di come la Democrazia Cristiana, del cinismo democristiano, che a un certo punto non ha voluto salvare la vita di Moro, non ha fatto abbastanza, e c'è chi ha visto come Ferrara, e questa è la tesi mi sembra anche del film di Ferrara, e c'è invece la tesi democristiana che per 10 anni è continuata senza, devo dire, sbavature, per cui tutto quello che
si doveva fare, sia stato fatto. Qual è il punto? Il punto è che nelle indagini, nelle ricerche giornalistiche, negli interventi che sono stati fatti in questi anni, tutti hanno portato acqua al loro mulino, cioè nessuno ha cercato veramente di capire come sono andate le cose, ma per esempio in occasione della ricorrenza del decennale abbiamo visto interventi da parte, non so, dei socialisti, i quali hanno continuato a dire forse si poteva fare di più, e dei democristiani, forse è stato fatto tutto. Allora vengo alla domanda, io non lo so perché, cioè non so rispondere all'interrogativo, perché effettivamente è mancata poi una ricerca dopo i primi mesi, dopo le prime indagini, una ricerca giornalistica, una ricerca puntuale, fredda e non a tesi. E mi dispiace che Ferrara, che ha avuto il merito di fare un film sul caso Moro, sia anche lui entrato in questa contraddizione e sia finito anche lui per fare un film a tesi. Adesso vediamo un breve filmato su questo personaggio emblematico, l'uomo coi baffi, che è quello che fa un po' da trait d'union alla vicenda. L'ambiguo uomo coi baffi è nel film un personaggio chiave, anche se simbolico, in quanto rappresenta le presunte deviazioni dei servizi segreti durante i giorni del sequestro, una figura che ritorna in tutti i punti oscuri della vicenda. È lui infatti che nel film sottrae una borsa dall'auto di Moro per conto dei servizi. È lui che, al corrente della segnalazione di un covo brigatista in via Gradoli, non porta fino in fondo la perquisizione, ma anzi più tardi addirittura nega alla signora Moro che esista una via con quel nome e guida invece le indagini verso il paese di Gradoli. È sempre l'uomo coi baffi che giunge a un passo dal covo prigione di via Montalcini, mentre Moro vi è ancora presumibilmente rinchiuso, ma fatte poche domande ai vicini, se ne va. Ecco, Ferrara, mi pare che proprio questo personaggio simbolico ci porti un po' al centro del problema del film, perché questo personaggio simbolico è un personaggio inventato e tutte le cose che voi gli attribuite sono tutte da dimostrare, dal covo di via Gradoli, eccetera, sono delle congetture. Allora come si fa in un film? Un film cosa deve essere? Un documento storico, un'inchiesta storica o può essere invenzione? Per esempio, lei nell'appartamento di via Gradoli mette due brigatisti che quando la polizia bussa si armano pronti a sparare, che non si sa se c'erano o non c'erano. Vede, il cinema è chiaramente uno spettacolo e non è un saggio storico. Allora io non posso mettermi a citare scoperte della commissione P2 o della commissione Moro proprio sul delitto Moro, e quindi ovviamente certe cose come quella che lei cita sono opinabili. Tuttavia io, proprio per dimostrare che il film non è a tesi, e mi dispiace che lei l'abbia sparata così questa cosa, uno vuol cercare la verità e lei dice che è alla tesi. Io non ho nessuna tesi, io ho... Purtroppo è a tesi. Però purtroppo io ho scritto un libro in cui ho citato centinaia di documenti che danno la quasi certezza che il film ha dimostrato che l'assassino di Moro è stato un complotto ordito dalla P2 in un modo geniale. Ora lei pensi a un Gelli che è accusato di aver messo delle bombe tramite dei neofascisti eccetera alla stazione di Bologna, se una P2 che agisce in questi termini non può anche assassinare Moro, che vuole portare i comunisti al governo, perché poi il discorso è tutto qui, non è che c'è la sicurezza pratica da difendere. Senta, una domanda che vorrei fare a Zuccone è questa, appunto dal film appare quasi chiaro che Moretti era un infiltrato, perché si dice che andò in Palestina, che c'era il colonnello Giovannone che gli aveva dato le... Ora non ti pare piuttosto strano che un infiltrato si becca 6 ergastoli e sta in prigione? Dico, infiltrato di cosa? Questa qui... Non è vero, nel film non è detto questo. È la tesi che nasce anche dai sospetti che avanza Franceschini, che ha ripetutamente detto Franceschini, che un infiltrato ci fosse, probabilmente è vero, però fare un infiltrato a quel prezzo lì mi pare eccessivo. Comunque vorrei dire brevemente all'amico Ferrara che quando si dice opinabile
Beh, attenzione, se lei fa un film di questa forza, di questa portata, su un problema che divide gli italiani, l'opinabilità diventa pericolosa. Vorrei dire che la tesi della P2 è la tesi della relazione di minoranza della Commissione Moro, ma non della maggioranza. È una parte. E io ho sentito Lanzelmi pubblicamente dire che la P2 sta dietro il delitto Moro. E Lanzelmi è qua di un po', è democristiano, era il presidente della Commissione. Lanzelmi ha detto di più, non possiamo andare, ma un conto è stare dietro, un conto è avere. Scusa, no, io vorrei sentire Padellaro su questo. Una cosa è... Ho sentito Formica dire che faceva parte... Scusi Ferrara, vorrei che Padellaro mi dicesse, una cosa è usare... il sequestro Moro, una cosa è dire organizzarlo, cioè che a un certo punto Gelli abbia potuto usare il sequestro Moro, ma da qui a dire che lo ha organizzato mi sembra diverso. Infatti il punto è proprio questo, e vorrei rispondere a Ferrara. Io sono convinto che i misteri del caso Moro, come si può dire, siano tanti. Certo. Però sono convinto che in questo modo si alzano polveroni, cioè quando si fa un film dove ci sono dei particolari importanti che non sono dimostrati o dimostrabili, si finisce involontariamente, come si diceva una volta, per fare il gioco di chi non vuole poi che si conosca la verità. Vorrei aggiungere una cosa, io ripeto, ci sono dei particolari inquietanti, ma ci sono oggi, tuttora, sul terrorismo delle cose che non si comprendono. 15 giorni fa, quando è stato assassinato Ruffilli, è stato assassinato di sabato pomeriggio, domenica mattina nelle redazioni dei giornali girava una voce, cioè che Ruffilli non era stato assassinato dai terroristi, ma era stato assassinato per motivi privati, quando era chiaro che era stato assassinato dal terrorismo. Chi è che ha messo in giro questa voce? Non si sa, certamente ambienti cosiddetti inquirenti. Dico questo per dimostrare che io sono convinto che ci sono tante cose da capire in questo paese, però che questo, mi scusi Ferrara, non è il modo giusto. E poi non dimentichiamoci per esempio di un esempio di dietrismo celebre, il caso Montesi, quante cose sono state inventate, tutti giuravano c'è questo, è sicuro che c'è questo e quest'altro, poi in realtà non c'era. Sì, ma c'è il giudice imposimato che ha indagato moltissimo sul caso Moro e ha avuto un fratello ammazzato dalla camorra che dice sì, la oggi lo dice perché oggi lui è schierato politicamente, ma perché non l'ha detto? Dice che i servizi segreti conoscevano via Montalcini la prigione di Moro mentre Moro stava nella prigione. Ma non è vero, la storia dell'automobile rosso è stata smentita. Comunque i giudici non raccontano favole. Imposimato è un magistrato di grandi meriti. Non sono mica infallibili. No, però poi la storia della Renault Rossa che sarebbe stata vista prima è stata imposimato è un magistrato che ha grandissimi meriti. No, faccia parlare un attimo. L'unica cosa che non capisco è perché faccia queste dichiarazioni oggi, che è parlamentare schierato politicamente, e non le ha fatte quando era magistrato. Cioè, questo diciamo non rende, voglio dire, lo rende meno obiettivo. Uno le fa quando vuole. Uno dei punti discussi della tragedia Moro è quello di quanti furono a fare l'agguato e chi furono. C'è la tesi che ci furono anche degli stranieri, vediamo un filmato su questo tema. Il brigatista rosso Mario Moretti, capo delle BR durante il sequestro di Moro, dichiara oggi che tutto è chiaro, che non c'è alcun mistero da svelare sulla vicenda. Renato Curcio, il fondatore delle BR, e Roberto Franceschini, entrambi in carcere, non gli credono e lo invitano pubblicamente a chiarire alcuni punti oscuri di quei 55 giorni di 10 anni fa. Oggi, dal luogo in cui Aldo Moro venne rapito e la sua scorta assassinata, cerchiamo di raccontarvi un altro possibile tassello di verità. È proprio vero che Mario Moretti comandava quel giorno il comando che rapì Moro e assassinò la scorta qui in via Fani? È vero che i nomi dei partecipanti all'eccidio sono tutti conosciuti alla magistratura? Innanzitutto, vediamo questa scheda. In via Fani la polizia rinviene una borsa di fabbricazione tedesca. Alcuni testimoni hanno sentito impartire ordini in tedesco. Un'ora prima della strage, in un bar di via Stresa, un uomo si esprime con accento tedesco. Il 17 marzo la televisione austriaca afferma che è ricercato per la strage di via Fani un terrorista tedesco, Christian Klar. Il 18 aprile, durante la scoperta del covo di via Gradoli, vengono trovate due targhe tedesche e documenti sottratti dal comune di Sala Comacina.
Lo stesso gruppo di documenti viene ritrovato in Germania in possesso di due terroristi tedeschi. Il 21 marzo un ragazzo di Viterbo, Roberto Lauricella, vede un pulmino giallo e bianco con una targa tedesca e cinque passeggeri armati in una Mercedes. La targa del pulmino è Pan Ypsilon 521. Ecco quanto riferisce l'Interpol. La targa è di una Volvo danneggiata in un incidente nel dicembre 1977. La Volvo era di Norman Hehold, un terrorista tedesco. Il 18 maggio la polizia tedesca rinviene in una tipografia la targa Pan Ypsilon 521, bruciacchiata e piegata. Norman Hehold rifiuta di rispondere alle domande della polizia tedesca e del giudice di Roma. Questo signore fu raggiunto dal magistrato che chiese di interrogarlo per rogatoria. Lui si rifiutò di rispondere e da allora non se ne hanno più tracce, perlomeno da quello che risulta agli atti processuali. Il brigatista pentito Patrizio Peci fa i nomi dei membri del comando di Via Fani. Dice anche che Moretti ne era il capo. Precisa però che a quanto gli è dato di sapere, altri due uomini erano presenti in Via Fani. Sempre secondo Peci, Moretti era in contatto con Willy Peter Stoll, un terrorista tedesco. Sicuramente è provato, perlomeno da quello che risulta dagli atti, e ebbe contatti Stoll con Moretti fino alla scoperta del covo di Viamonte Nevoso a Milano, dove tra l'altro furono trovati le trascrizioni della registrazione degli interrogatori di Aldo Moro. Il giudice Ferdinando Imposimato afferma che in un rapporto del giugno 1978 l'Interpol accertò l'esistenza di legami fra gli occupanti dell'auto vista a Viterbo, intestata a Norman Hehold, e un gruppo di terroristi di Stoccarda, fra cui Christian van Keragel e Willy Peter Stoll, l'uomo in contatto con Moretti. Quando Stoll verrà ucciso dalla polizia, gli verranno trovati documenti comprovanti questo rapporto. Sia il giudice istruttore Codillo, sia Imposimato, così scrivono nelle rispettive sentenze di rinvio a giudizio. La circostanza che Stoll fu in collegamento con Moretti induce alla ragionevole conclusione della probabile implicazione dello Stoll nell'impresa di Via Fani. Durante i giorni del sequestro Moro, presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma ci sono due agenti della CIA. Si chiamano Vittorio Brod e Frobisch. Del secondo non siamo in grado di dare il nome di battesimo. Hanno da poco consegnato un dossier che porta l'intestazione Trade Alex, con un numero di riferimento interno, il 295. Nel rapporto vi sono i nomi dei componenti il comando di Via Fani, il luogo dove erano tenute le armi e gli indirizzi di alcuni covi. Nel rapporto i due agenti si dilungano sulla presenza in Via Fani di un tedesco, esperto in armi, e riferiscono anche di un testimone oculare che aveva notato come il terrorista tenesse in mano il mitra in modo professionale. In quei giorni altri stanno indagando su questa possibile presenza. Quasi ogni giorno un agente italiano e un ufficiale della Polizia Federale tedesca preparano appunti e note che vengono consegnate direttamente nelle mani del Procuratore Generale di Roma, Pietro Pascalino, e ai capi dei servizi segreti italiani. Nel loro rapporto sostengono che un tedesco sarebbe stato presentato a un terrorista italiano nel novembre 1978. L'uomo che presenta il tedesco viene chiamato in codice Serpe Laica. Sarebbe un importante funzionario che lavora presso il Ministero dell'Interno, una vera e propria talpa delle Brigate Rosse. Sinceramente Serpe Laica è la prima volta che la sento. Si è parlato della possibilità che le Brigate Rosse avessero un infiltrato all'ufficio affari riservati del Viminale. Ne ha parlato il pubblico ministero Muschetta al processo che si è svolto nel 78 a Torino, al processo ai capi storici delle Brigate Rosse. Il primo giugno del 78 il pubblico ministero Muschetta appunto disse che si aveva motivo di ritenere che le Brigate Rosse potevano avere un infiltrato all'ufficio affari riservati. Sempre secondo questo rapporto, il 3 marzo 78 ci sarebbe stata una lunga riunione preparatoria in un covo in via Laurentina a Roma, alla quale avrebbero partecipato due tedeschi. L'uomo a cui era stato dato il compito di condurre l'azione di Via Fani proveniva da Brema. Qualche giorno dopo l'azione di Via Fani, il tedesco di Brema sarebbe riuscito a lasciare l'Italia. Si sarebbe stabilito quindi a San Paolo del Brasile facendo l'albergatore. Si sarebbe sposato e avrebbe avuto due figli.
Queste notizie così dettagliate, successive dunque ai giorni del sequestro, dimostrerebbero che l'attività investigativa su questo tedesco è proseguita. E a dimostrazione che sul tedesco di Brema si è continuato ad indagare fino ad oggi, eccoci a Esslingen, un fiorente centro industriale a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, sede di uno dei più importanti stabilimenti della Mercedes. Il nostro dossier sul caso Moro si arricchisce giorno dopo giorno di documenti sempre più interessanti. L'ultimo ci è giunto per posta da Roma. È una lettera datata 14 aprile 1988 e proviene da una delle nostre fonti più importanti. Ci dice che il tedesco di Brema, a oggi 42 anni, è rientrato in Germania, qui a Esslingen, dove siamo nel 1986, e proviene appunto proveniente da San Paolo del Brasile. Il suo nome è Franz Rudolf Prien. Questo nome non compare sull'elenco telefonico di Esslingen, ma grazie a un collega tedesco e alle sue amicizie con funzionari della Polizia Federale, la BKA, abbiamo una sorpresa. Questo nome venne già usato nel 1977, un anno prima i fatti di Via Fani, da un membro della RAF, l'organizzazione terroristica tedesca, Christian Wackerhagel. È lo stesso terrorista il cui nome compare nell'ordinanza di imposimato, l'uomo che aveva contatti con Stoll e con Moretti. E soprattutto un vero professionista nell'uso delle armi. La presenza di uno o più terroristi tedeschi e l'esistenza di un importante infiltrato al Ministero dell'Interno non è però mai stata confermata dalle dichiarazioni dei pentiti. Eppure gli indizi sono numerosi. Un altro punto interrogativo si aggiunge così ai tanti misteri ancora insoluti del caso Moro. Cioè, può darsi che questi tedeschi ci fossero, ma questo è un altro dei fatti un po' ipotetici. Io personalmente preferisco stare al fatto che, avendo parlato con tutti i protagonisti del sequestro, da Moretti, Azzolini, Bonisoli, eccetera, li ho trovati tutti concordi nel sostenere che sul caso Moro non ci sono misteri. E io credo che Non capirei come avrebbero fatto a mettersi d'accordo, stando in prigioni diverse, a tacere tutti sullo stesso particolare. L'unica cosa su cui tacciono è la prigione di via Montalcini, io suppongo, perché immagino che ci fossero coinvolti personaggi che sono ancora in libertà. Comunque, torniamo ai quesiti politici. Zucconi, qualche mese dopo la morte di Moro, per il sequestro d'Urso il governo accordò lo smantellamento dell'Asinara, che era stato negato, e la Besuschio, che allora poteva essere una delle monete di scambio, adesso è libera. Come spieghi tu questo mutamento? Perché per Moro ci fu questa chiusura così rigida, che invece poi dopo per gli altri vennero fatte queste concessioni? Ma io spiego che in questo modo, che un conto è sequestrare quello che in quel momento era considerato il leader non solo della Democrazia Cristiana, ma anche il punto di riferimento dei comunisti per il governo di solidarietà nazionale, e in conto è sequestrare un magistrato. Lo stesso discorso lo potremmo poi fare col caso Cirillo, no? Cui lo Stato in fondo ha trattato. Io ritengo anche che in quel momento di grande paura, di grande confusione, se lo Stato avesse ceduto come Stato, perché poi le trattative ci furono, poi se c'era tempo porterò anche una testimonianza personale, le Brigate Rosse avrebbero segnato una grande vittoria. Invece il sequestro Moro, che poi non sapevano più come gestire, fu l'inizio della loro sconfitta. Ecco la differenza tra il caso d'Urso e il caso Moro. Senta Ferraro, un'altra cosa che ho trovato nel suo libro che mi ha incuriosito, voi a un certo punto dite che questo Don Mennini aveva probabilmente avuto un colloquio con Moro. Come fa lei a supporre che le Brigate Rosse fossero così ingenue, così imprudenti da far andare uno nel covo di via Montalcini, sembrava, e poi lasciarlo libero? Però io nel libro stesso porto delle sicure indicazioni dalle lettere di Moro stesso, perché Moro dice di aver visto Don Menini nelle lettere. Moro dice nelle lettere originali, quando, che no, la signora Moro riconosce per sue anche. Dice che quando ci rivedremo vuol dire che ci siamo già visti. Leggiamo le lettere. Quando potrò domandartelo, dice. Quando potrò domandartelo vuol dire quando le Brigate Rosse mi lasceranno di nuovo scrivere.
Ma dico, lei pensa che Moretti avrebbe lasciato uno che sapeva dove era il covo dei Montalcini libero di... Guardi, io ho letto l'Espresso, Gallinari interrogato su questo punto ha risposto, è vero o no quello che dice Ferrara nel film? Gallinari ha risposto, ma che credete, che le cose succedono solo nei film? Ecco, le do un'altra prova, che chi stava con Moro, che è Gallinari, dice che questo colloquio è possibile che si sia verificato, detto da uno dell'interno del carcere, sì, mi sembra molto orgoglioso. Quante palle hanno raccontato anche loro, no? Quante contraddizioni. Vabbè, però ci credete quando dicono non ci sono misteri? I misteri ci sono. E ecco, quando lei li aggrava, no, per esempio, delle supposizioni. Non parlate. Moretti, per esempio, Moretti è un pallonaro quando dice che non ci sono più misteri, ma via Gradoli, che lui dice è opera dei palazzinari romani. Ma quale opera dei palazzinari romani? Ecco qui, abbiamo un giornalista che ha scritto subito dopo, e Moretti non se l'è letto quel libro, subito dopo il delitto Moro, ha scritto un'inchiesta in un libro appunto, chiamato Il delitto Moro, un'inchiesta che dimostra che Via Gradoli ha dentro questo covo brigatista qualcuno che volutamente ha fatto la fuga d'acqua. Infatti il punto è questo, la differenza, Ferrara, dalle nostre due opinioni è che lei immagina un grande complotto, una sorta di organizzazione scientifica dove tutto torna. Grande la ragno. Due, la mafia, la DC che non vuole trattare, Andreotti, eccetera. Io e altri con me che hanno lavorato su questo tema immaginiamo tanti piccoli, in alcuni casi meschini complotti. Qua e là abbiamo intravisto delle cose che non funzionavano, perché evidentemente quelli sono stati anni, sono ancora tutti da raccontare, però io al grande complotto non ci credo. Perché per esempio la cosa di Via Gradoli, che questi qui non abbiano abbattuto la porta, è abbastanza normale, perché se veramente avessero dovuto abbattere tutte le porte di quelli che non rispondevano, in quel periodo lì avrebbero abbattuto 20.000 porte. Bocca, quattro volte la polizia è andata a Via Gradoli e non ha aperto niente. Quattro sono troppi, ci sono addirittura testimonianze di cittadini di Via Gradoli che sentivano una radio che comunicava all'interno di questo covo e nessuno sfondava la porta, via. È ridicolo pensare che qualche cosa non sia veramente successo dall'alto, come la storia della soffiata di Gradoli, che vanno invece nel film, è visto nel suo grottesco aspetto, vanno nel paesino di Gradoli invece di andare a sfondare la porta. Via Gradoli è stato comunicato alla polizia, e lì c'è una cosa addirittura da codice penale, cioè la soffiata, che venne fatta tra l'altro da personalità della DC molto importanti, e c'è anche l'Anselmi dentro, il mio libro lo documento precisamente, venne proprio affossata dalle autorità inquirenti, dove bisogna dire la responsabilità del ministro degli interni da allora, che è Cossiga, è fortissima. Non è che a proposito del tedesco, poi guarda un po', il ministro degli interni da allora va in Svizzera proprio quando l'avvocato Paiot, che era in contatto alle brigate rosse tedesche, si mette in contatto con la famiglia Moro per cercare di trovare una pista per arrivare a Moro. Cossiga va in Svizzera e Paiot si impaurisce in modo totale, si ritira e addirittura viene espulso dagli avvocati, dalla Ferrara, il tempo che ci era stato dato è scaduto, rimaniamo ognuno sulle proprie posizioni. Per me la storia è più semplice di quanto pensi lei. Vediamo un ultimo breve filmato in cui si accennano le discordanze che esistono tra il film e la realtà. Nel film sono rappresentati avvenimenti che non hanno avuto riscontro negli atti ufficiali dell'inchiesta. Tra questi, l'episodio di Moro che avrebbe tentato di attirare l'attenzione dei vicini provocando rumore. L'inviato del governo americano avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella strategia delle indagini. Ne seguirebbe uno scontro nel quale potrebbe cadere lo stesso onorevole Moro, magari colpito da una delle vostre falotte. Gelli sarebbe stato presente a un vertice con funzionari dei servizi segreti e gli sarebbero state mostrate alcune lettere di Moro. Che notizie mi date? In primis le ultime lettere di Moro. Thank you.
Il sacerdote scelto da Moro, chiamato nel film Don Stefani, avrebbe visitato lo statista nella prigione del popolo. Si tolga gli occhiali. Presidente. Grazie. La DC avrebbe preparato il manifesto di lutto per la morte di Moro prima della tragica conclusione del sequestro. Sì, va bene, va bene. Speriamo di non doverlo usare mai. Senta Zuccone, io vorrei proprio sentirti su questo argomento del manifesto, perché tu sei stato deputato, sì. Conosci bene la Democrazia, sì. Cristiana, che sì. Cosa puoi dirci? Ma io in quei giorni ero frequentemente vicino a Zaccagnini, che naturalmente bisognava confortarlo, era necessario, ne aveva bisogno e tutti noi lo facevamo volentieri. Io quel manifesto non l'ho mai visto. Se il manifesto è collocato, e non ne ho mai sentito parlare, con questo, caro Ferrara, non posso mica dire che non c'è stato, perché no, che non l'abbia visto io non è una prova, però mi pare poco probabile. Posso dire che quando ci fu quei giorni attorno all'episodio del Lago della Duchessa, io assistetti a una telefonata di Remo Gaspari alla signora Moro, non sentivo cosa diceva la signora Moro dall'altra parte, sentivo cosa diceva Remo Gaspari e lei, il quale gli diceva: ma no, stia tranquilla, è ancora vivo, non abbiamo nessuna prova che sia morto, ma stia tranquilla, non è stato trovato, eccetera. Ora, a me pare molto strano che quando si dicevano queste cose nel frattempo nell'altra stanza si preparasse un manifesto che, conoscendo le tipografie di Roma, attrezzate per questo tipo di cose anche politiche, in mezz'ora si fa. Senta Ferrara, appunto sul tema del Lago della Duchessa, le cose possono essere viste in due modi: o è una manovra del complotto per prolungare la prigionia, le ricerche, o semplicemente è il fatto che la DC, il governo, dovevano fare qualcosa, dovevano far vedere agli italiani che facevano qualcosa, e allora hanno fatto anche questa operazione di ricerca nel lago. Lei quale pensa che... Ma io intanto vorrei rispondere a Zucconi che la storia del manifesto è garantita dalla signora Moro, addirittura con una specie di lettera che la signora Moro ha scritto a Robert Katz, sceneggiatore del mio film, in cui dice in termini proprio categorici che il manifesto esisteva. Quanto a... Scusa, sai, io ho un grande rispetto per la signora Moro. Anche la signora Moro, qualcuno formava male la signora Moro. E parte in causa anche lei. Poi c'è anche un'altra... Sì, leggiamo, insomma, qui non possiamo in pochi secondi dire tutte le prove a cui attingiamo. Leggiamo anche il libro di Katz, in cui c'è un'altra testimonianza su questo, certa, su questo manifesto. Quanto al fatto della duchessa, cercare il cadavere di Moro sul Monte Bianco, perché è così, sta a